Molto soddisfatto per quello che è successo oggi, la giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato ha negato, respinge la richiesta di processare l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, e il senatore Salvini è con noi, grazie e buona serata. Grazie a voi per l'invito, buon ascolto a chi è finalmente in macchina. Finalmente si sta godendo il traffico. È due o tre giorni che mi godo il semaforo rosso e la fila anche a Roma, perché ho preso il gusto di guidare la macchina con la mia compagna, e quindi non pensavo di voler vedere tante macchine in giro e di farmi un po' di coda. È diventata una cosa quasi piacevole, perché eravamo disabituati a questo. Qualcuno era disabituato anche alla guida, secondo me, sì, perché vero, io noto un po' di distratti in giro, questo giusto. Insomma, per andando in argomento, ma se l'aspettava questo il risultato di oggi? Insomma, è stato un po' a sorpresa, insomma, è andato bene per lei? Ma innanzitutto è solo la fine del primo tempo, perché poi il voto che conta, certo, è quello del Senato, dove i numeri sono ben diversi, però è quantomeno una soddisfazione morale, mettiamola così, nel senso che una volta tanto c'è stata gente che ha letto le carte, non ha votato per simpatia o antipatia, e quindi, avendo letto le carte, ha detto: ma qua c'era una ONG spagnola che ha raccolto i migrati in acque libiche, poi in acque maltesi, che ha avuto la disponibilità di un porto di sbarco in Spagna, ma che ha deciso di venire in Italia. E quindi Salvini, da ministro, ha detto no per interesse pubblico, per sicurezza nazionale, per difendere le leggi del suo paese, non perché non aveva altro da fare. E quindi anche senatori dei 5 Stelle, anche senatori della maggioranza, anche senatori renziani hanno detto: oibò, se è così, Salvini ci potrà pure stare antipatico, però non si capisce perché una ONG spagnola che va in Libia, va a Malta e si rifiuta di andare a Barcellona deve per forza infrangere la legge e venire in Italia. L'ha introdotto lei il tema, nel senso che ha riepilogato come sono andate le cose sul fronte del voto, e c'è già, ma insomma lei lo saprà meglio di me, una fitta rassegna stampa online su questo. Allora, io ho sotto mano proprio la stampa.it con l'articolo di Amedeo La Mattina, che sintetizza sostanzialmente così: dice, d'accordo, è contento il senatore, adesso può risalire la china con la sua campagna elettorale, puntando l'attenzione su due temi: migranti, appunto, e magistratura. Perché poi in questa settimana, nel suo caso, si è parlato di tanto altro. Lei lo ricordava anche attraverso Facebook oggi. Insomma, deve risalire la china, senatore? Rispetto al parere del giornalista, che ha capito poco, nel senso che io domani mi occuperò di due situazioni in particolare. La prima, ho chiesto un appuntamento col presidente dell'INPS, e quindi sarò nella sede dell'INPS a Roma, perché il problema non è Salvini, ma è la cassa integrazione. Ci sono ancora 2 milioni di italiani, alcuni dei quali anche all'ascolto, che aspettano da ormai 2 mesi un loro diritto, che è la cassa integrazione. E non è possibile che in 2 mesi non siano arrivati a 2 milioni di cittadini italiani questi assegni. Di più, nel decreto rilancio sono previste da qui a fine ottobre solo 9 settimane di cassa integrazione, mentre la redazione di Radio che è sul pezzo, guardando un calendario, si accorgerà che le settimane da qui a fine ottobre sono 21. Quindi non è un attentato di Salvini o dei sovranisti. Se le settimane sono 21 e il governo me ne copre 9, come fanno imprenditori e lavoratori nelle 12 settimane non coperte? Quindi domani prima INPS e poi decreto scuola in Senato. Perché anche qua ci sono 8 milioni di studenti, 800.000 insegnanti, non si sa se si riapre, quando si riapre, con quanti alunni per classe, e non c'è ancora un'idea di stabilizzazione degli insegnanti precari che siano in classe a metà settembre. Quindi abbiamo aperto la trasmissione con le dichiarazioni, poi magari più avanti le facciamo ascoltare, della ministro Speranza, che dice: a scuola state tranquilli, che si riparte a settembre, perché anch'io ho 2 figli. E ieri, se non sbaglio, poi il ministro Azzolina, ospite proprio da Enrico Mentana, parlava di questo concorso per 80.000 posti che in realtà parla di stabilizzazione di precari, no? Quindi tutto sommato, stando alle dichiarazioni, qualcosa si muove o no, o non è sufficiente? Riflessione, ma le dichiarazioni, di dichiarazioni chi ci ascolta ne ha sentite a centinaia. Io ricordo che il 6 aprile
perché ormai mi segno le date per non essere smentito, il Presidente del Consiglio annunciò 400 miliardi di liquidità per le imprese e i commercianti. Siamo al 26 maggio? Qualcuno sì. All'ascolto ha visto una parte di quei 400 miliardi? Erano arrivati anche a 7,50 per la verità, io ricordo la potenza di fuoco. Quindi mi dicono, le scuole riaprono, state tranquilli, assumerò 80.000 insegnanti. Nel decreto scuola che è scritto, che stiamo discutendo in questi minuti in Senato, quindi adesso, non ci sono i soldi per neanche un'assunzione. Quindi mi devi dire come paghi chi assumi, secondo quanti alunni per classe, terzo quante classi in più, adesso c'è un massimo di 28 bimbi, perché bisogna essere precisi quando si governa, quanti saranno, 12, 13, 14? Mi rifiuto di pensare alla scuola a tempo alternato, cioè uno va a scuola lunedì e uno va a scuola il martedì, quindi serve capire in che spazi e in quali tempi. Mentre noi stiamo discutendo di questo, e ripeto, al buio, adesso in Francia, no, adesso no perché sono le 6 del pomeriggio, domani mattina in Francia entrano in classe 1,5 milioni di studenti distanziati, un massimo di 10 per i bimbi piccoli, un massimo di 15 per i bimbi più grandi, 40.000 scuole aperte adesso in Francia, con la stessa situazione sanitaria, col numero di morti che abbiamo avuto noi, col numero di contagi, con tutto quello che volete. Quindi domanda da genitore: perché in Francia sì a maggio e in Italia forse a settembre? Sono più prudenti da noi, nonostante i dati siano positivi. Senta, allora, oggi è insomma, quello che è avvenuto in giunta, che era già successo in giunta per l'autorizzazione a procedere, è la politica che fa giustizia, no? Che si mette proprio a decidere, deve essere processato o non deve essere processato. Lei ha ricordato che è il primo tempo. Dall'altra parte c'è la giustizia che sembra fare politica, no? La famosa chat in cui si diceva ragione ma deve essere fermato. Insomma, c'è un po' di commistione di ruoli strani. Tra l'altro voglio solo ricordare che lei praticamente per lo stesso fatto una volta gli è stata negata l'autorizzazione a procedere, per nave di Ciotti, per Gregoretti è stata concessa, per Open Arms forse non verrà concessa. Cioè è chiaro che qua 1x2 della schedina, cioè per la stessa roba, facendo le stesse azioni, assolto, condannato, forse, o vedremo. E vedremo, no? Ecco, questo per dire che comunque nel giudizio c'entra poco un occhio, diciamo, sulla giustizia, c'entra molto la politica, insomma. Ecco, questo è evidente, anche perché, ripeto, che Salvini avrebbe fatto tutto quello che era legalmente possibile per bloccare gli sbarchi, diminuire l'immigrazione clandestina e combattere gli scafisti, non era un mistero scritto su un foglietto nascosto in un cassetto. Penso lo sapessero 60 milioni di italiani. Poi uno è d'accordo, mi vota, uno non è d'accordo, vota qualcun altro, però non ne ho mai fatto mistero. Di più, era nel programma del governo, di più era condiviso da Conte, Di Maio e tutti i 5 Stelle. Quindi come fai a dire che sono un delinquente adesso, quando abbiamo condiviso quelle azioni prima? Anche perché altro processo di oggi, che non finirà sulle pagine dei giornaloni, però l'ho seguito personalmente come vicenda perché mi ha toccato, sono entrato in quella casa, ho sentito quella mamma e quel papà. Proprio oggi c'è stata la sentenza per quel maledetto che uccise due bimbi a Vittoria, sì, in provincia di Ragusa, che stavano giocando davanti al portoncino, sì, di casa, guidando drogato e ubriaco un fottutissimo SUV a massima velocità in una stradina del centro storico. Gli è andato 9 anni. Cioè, la vita di due bimbi di 11 e 12 anni, di Simone e Alessio, che non ci sono più e non rientreranno a scuola né a settembre né mai, vale 9 anni di carcere. Io, per il processo che avrò a Catania, perché quello ce l'avrò, per il blocco di 4 giorni di uno sbarco, rischio 15 anni. Mi sembra evidente che, al di là della simpatia o antipatia che posso causare, una riforma del codice penale, del sistema giustizia, sia necessario. Oggi ho parlato con la mamma di uno di quei due bimbi, mi ha detto: Matteo, com'è possibile il rito abbreviato e lo sconto di pena per un delinquente che, guidando ubriaco e drogato, ha tagliato le gambe a due bimbi di 11 e 12 anni che giocavano sull'uscio di casa? 9 anni, cioè la vita di due bimbi vale, che poi in Italia 9 anni, buona condotta, sconto di pena, questo fra 5 anni a spasso per il paese
a ridere in faccia quella mamma e quel papà. Oh, ma tornando al discorso delle... Poi cedo di nuovo la linea a Luigi. Tornando al discorso della magistratura che sembra fare politica, no? Cioè che insomma, manca la separazione dei ruoli. Ho letto. Oltretutto ho scoperto che uno dei magistrati intercettati che mi dava della merda... mi ha detto della merda nell'occasione della festa di Santa Rosa a Viterbo, quindi siamo qua nel Lazio, che io amo e a cui ho partecipato il 3 settembre quando ci riuscivo. Pare che abbia detto o ha scritto all'amico: sono qui a Viterbo per Santa Rosa, c'è anche quella merda di Salvini, ma per fortuna non mi ha visto. Dimmi te. Oh, tant'è che lei ha chiesto direttamente lo scioglimento perché del CSM, no? Cioè lei ha detto direttamente al Presidente della Repubblica. Cioè uno può pensare quello che vuole dei sindacati, però i sindacati di a Fiumicino ci stanno, i sindacati all'ATAC, per carità di Dio, i rappresentanti dei lavoratori, ma i sindacati e le correnti politiche dei giudici che giudicano i cittadini italiani per cui la legge è uguale per tutti non mi sembra normale. Cioè che ci siano i giudici progressisti, i giudici democratici, i giudici di sinistra, i giudici conservatori. Io da italiano non sono tranquillo, ma non Matteo Salvini. Io cittadino che vado in aula per un divorzio, per una causa di lavoro, perché non mi hanno pagato il dovuto, per una fattura, per un'esecuzione giudiziaria, come faccio a essere tranquillo se ho davanti un giudice o progressista o di sinistra, o democratico, o conservatore? Il giudice dovrebbe essere giudice, punto. Non c'è dubbio su questo, ecco, ma come si interviene secondo lei? Azzerando il CSM, che è l'organo di autogoverno della magistratura, e come scriveva qualcuno, mi sembra anche sul Messaggero di oggi, estraendo a sorte per chi ha i titoli chi rappresenta questa categoria. Punto. Ovviamente metti dei requisiti base, ovviamente devi fare la separazione delle carriere, chi giudica, giudica e i PM fanno altro. Come negli altri paesi del mondo. So che dobbiamo lasciarla andare, mi viene detto, quindi le faccio un'ultima domanda. Sì, sono qua in ufficio. Le faccio un'ultima domanda, però le faccio fare un passo indietro e quindi recupero altra rassegna stampa proprio del pomeriggio rispetto a quello che è accaduto questa mattina e mi sposto sul fattocquotidiano.it. Lombardia, Lega e Forza Italia votano Italia Viva. Renziana eletta a capo della commissione d'inchiesta. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle dicono c'è paura di accertare la responsabilità, quindi sostanzialmente vanno contro il suo teorema, smontano il teorema che raccontava prima. Cioè quello che è successo questa mattina in realtà non c'è niente di tecnico e di oggettivo, è una mossa politica. Beh, perché Renzi vuol far notare questi tre senatori appena han contato, e c'è qualcuno che dice che due Matteo siano la stessa, praticamente due volti della stessa medaglia. Siamo il giorno e la notte, con tutto il rispetto, io non so se sono il giorno o la notte, ma quello che fa e che dice Renzi tendenzialmente è l'esatto opposto di quello che faccio, dico e sono io, anche perché Renzi sostiene questo governo, l'ha creato e quindi se sta in piedi è anche per lui. Ma quest'asse PD 5 Stelle c'è anche in Regione Lazio, e a me settimana scorsa è quello che ha bocciato un ordine del giorno per istituire la banca del plasma anche in Regione Lazio, quindi io non penso che quando ci sia di mezzo la salute dei cittadini o a Roma o a Milano la politica debba dividere. Quindi la commissione d'inchiesta, da che mondo è mondo, va alle opposizioni. Sì. E quindi per me, se l'opposizione del PD, dei 5 Stelle, di Renzi, c'è chi dice che ormai Renzi fa parte del centrodestra, capito? No, per cui ce l'hanno detto Renzi, e quindi ha salvato buona fede settimana scorsa. Cioè, appunto, non volendo salvarlo, l'ha salvato dicendo che non voleva salvarlo. Il ministro della giustizia non è capace, ci sono i mafiosi che sono usciti, le carceri in rivolta, gli agenti della penitenziaria dimenticati, e quindi salvo il ministro della giustizia. Ditemi voi dove sta la coerenza, però ripeto, fossi nel PD mi preoccuperei del sistema sanitario di Roma e della Regione Lazio, dei propri ospedali chiusi e dei milioni di euro buttati via, a quanto si legge, da Zingaretti per acquisti di mascherine che tutt'altro erano che non mascherine, perché ripeto, sulla salute dei cittadini non si scherza. In Lombardia si è abbattuta una bomba atomica
ci sono medici e infermieri che a mani nude dalle prime ore e ancora oggi sono in trincea. Ho sentito il professor De Donno di Mantova, ancora oggi stanno combattendo per salvare vite. Domani, a virus finito, si verificherà se si poteva fare più in fretta, se si poteva fare diversamente, ma quando ti scoppia un incendio in casa non è che fai la gara d'appalto per gli estintori, trovi il primo estintore o il primo secchio d'acqua che trovi in casa per spegnere l'incendio. Beh, possiamo però magari che in Lombardia, adesso non vogliamo assolutamente fare nessun tipo di processo, ha ragione, bisogna che tutte le cose si fermino e vadano guardate con oggettività, però forse l'assessore Gallera nelle prime settimane appariva in un modo, poi magari qualche inciampo l'ha preso. Ragazzi, mettetevi nei panni di chi da 3 mesi ha dovuto gestire un terremoto che non ha precedenti nella storia d'Italia e primi in Europa, perché poi è arrivato anche negli altri paesi europei dove ha fatto anche più danni, però ahimè l'Italia e la Lombardia in particolare sono stati come Hiroshima, lì è scoppiata la bomba atomica, quindi lì hai dovuto sperimentare, aprire, chiudere, blindare, acquistare subito a occhi chiusi senza avere troppo tempo per seguire tutte le prassi da tempi normali, quindi è anche comprensibile che ci sia un momento di stanchezza, però verrà il tempo per giudicare cosa ha funzionato di più e cosa ha funzionato di meno, però adesso penso che per rispetto dei morti, dei medici e degli infermieri, più che gli avvocati o i magistrati nelle corsie d'ospedale vadano portate ossigeno e mascherine. Intanto, addio Piacendo, sì. I numeri sono positivi. Sì, infatti. E spero che il governo abbia ripensato alla follia dei 60.000 milioni inseguitori di cittadini per andare a vedere dove vanno, cosa fanno e se fanno la pipì a distanza sufficiente. Dai, siamo seri, gli italiani. No, ma sarebbero anche una provocazione in questo momento. Allora, nel salutare. Oggi ho parlato e mi taccio con un barista qua a Roma, era chiuso da 3 mesi. Ha messo fuori i tavolini settimana scorsa, di plastica, no? Di plastica. I vigili sono andati a misurarli, 30 centimetri fuori norma, non mi ricordo se 150 o 200 euro di multa. Ma uno che è stato chiuso 3 mesi, che ha anticipato la cassa integrazione ai dipendenti perché lo Stato non gliel'ha data, tu come ricompensa gli vai a misurare i 20 centimetri della seggiolina di plastica. Ma veramente, forse c'è qualcuno che cerca lo scontro sociale. Perché a questo punto, fra spioni, droni, elicotteri, misurazioni, multe e autocertificazioni, mi viene quasi il dubbio che qualcuno sia in cerca dello scontro sociale, magari per prolungare. È anche vero che forse un po' di buon senso dovrebbe essere utilizzato. Noi abbiamo ospitato più volte il comandante della polizia locale di Roma Capitale e anche lui, no, ha fatto appello a questo, quindi probabilmente qualcun altro non ascolta. Però vai a dire a quel barista, vai a dire: mi scusi, assolutamente, sposti di 20 centimetri di tavolino. Se ci sono due ragazzi a Ponte Milvio che bevono la birra a 80 centimetri invece che a un metro, non gli dai la multa, dici: ragazzi, andatevene, sì, certo, andatevene. Ci vorrebbe. Sì, però quello che ha detto lei, che c'è qualcuno che forse lo vuole lo scontro sociale, insomma, è anche possibile, no? Perché con la paura e le tensioni si governa meglio. Nel salutarla, ricordiamo che c'è una manifestazione il 2 giugno a Milano. Per ora simbolica, a Roma, a Milano, in tutti i capoluoghi di regione. Visto che in tantissimi vogliono esserci, ma il 2 giugno è ancora troppo presto e non ci si può spostare di regione in regione, penso di poter già dare l'appuntamento per il 4 luglio al Circo Massimo, che è bello grosso grosso grosso, quindi stando a distanza e con le mascherine un bel po' di romani ci possono stare, anche perché per allora ci saranno risposte sulla cassa integrazione, sui soldi a ripartite IVA, sulla riapertura delle scuole. E se non ci saranno risposte sufficienti, vedremo di portare in quella piazza, in quel Circo Massimo, in quella giornata di luglio, le idee degli italiani dimenticati. Penso soprattutto al popolo delle partite IVA, dei lavoratori autonomi, degli artigiani, che in molti casi non hanno visto una lira da 3 mesi a questa parte. Mi dicono, altrimenti veramente mi linciano me la prossima volta dal suo entourage, che dobbiamo assolutamente lasciarla andare. La ringraziamo, alla prossima occasione Salvini. Sono grazie. Io che ringrazio voi, un abbraccio. Grazie, buona serata. Grazie a Matteo Salvini.